Abbiamo un, 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 abbiamo un intervento molto molto importante ci, ci ho parlato prima al telefono non so se riuscirà a sintetizzarlo nel tempo che gli è concesso però può andare avanti uh, qui è, il criterio è QB quanto basta ed è con questo che io eleggo il suo il suo curriculum perché allora quello che vediamo è il professor Nitamo Montecucco. Montecucco ha una laurea in medicina e chirurgia, è, ricer... Ciao. è ricercatore in neuroscienze, esperto in sviluppo della consapevolezza psicosomatica e crescita personale, è uno dei principali scienziati e studiosi italiani del nuovo paradigma scientifico a livello internazionale. Ricercatore ed esperto di psicosomatica, insegna medicina olistica al corso di medicina naturale all'Università di Milano, associato all'OMS, OMS insomma è qualcosa che ultimamente non è che sia l'Organizzazione Mondiale della Sanità, insomma, però tu non devi dire niente, sei associato. Però insegna, non ti voglio mettere nei casini, insegna sviluppo del potenziale umano presso il Master di Counseling Renazionale Università di Siena, è presidente del club in Budapest, Italia, ha vissuto per tre anni in India e Nepal, Uhlala. per approfondire le medicine sacre iogiche. Tantriche e tibetane e fare esperienza degli stadi di meditazione profonda. Per tre anni ha vissuto negli Stati Uniti d'America per approfondire le tecniche di psicoterapia. Quindi, praticamente, il tipo che vedete qui al mio fianco è stato nei due mondi opposti, cioè nell'India e Nepal e in questi posti, e poi è andato in America, quindi dal luogo della spirito al luogo del consumismo. Quindi sono molto curioso di sentire il suo intervento, che è l'evoluzione della coscienza verso la consapevolezza planetaria. Io rimango in attesa, se lui ha bisogno di me io intervengo. Vi, vi comunico che voi potete commentare, la gente legge i vostri eh, commenti, grazie. magari Montecucco li leggerà anche lui dopo, però io non li metto in sovraimpressione perché per non distrarre da quello che dirà il, il professor Nitamo Montecucco. Professore, a lei. Eh, grazie Red, grazie Michele di avermi invitato, eh, sono anche molto emozionato perché è la prima volta... Che sto facendo questa presentazione in un tempo breve di un nuovo paradigma che eh, è un argomento su cui stiamo lavorando da oltre 30 anni. e, e È una rappresentazione che davvero riunisce le, le antiche tradizioni. Aspetta, spirituali, scusa, scusa, fermo, ti fermo. Con... Scusa, scusa, Anita, ti devo fermarti prova a uscire e rientrare perché sei completamente sfasato tra la parola e l'immagine, quindi disturba un po'. Tu esci e poi rientri. Così vedrai che ti troviamo in sync. Anche perché il suo intervento è molto importante e quindi vorrei sentire il professor Montecucco eh, in maniera anche che quando parla ci sia una ecco, vediamo, vediamo che sta rientrando. Eccolo qua. Ecco qua. Ricomincia. Ecco Speriamo di riuscire. Mi sentite meglio adesso? Perfettamente. Bene, allora io metterei intanto, intanto, oltre a tutte queste cose che ho fatto in India e negli Stati Uniti, ho fatto anche in Italia il camionista e il, il contadino per tre anni con la Col di Retti. Mi sembra che sia un buon bilanciamento per, uh, uh, no, per uh, queste cose che sembrano estreme e metterei in in condivisione lo schermo ecco in modo che voi possiate vedere ok l'evoluzione della coscienza entriamo questa è la nostra sede abbiamo siamo riusciti ad avere questa sede molto bella e da, dall'88 noi stiamo facendo prima eravamo a milano poi abbiamo portato lì questo lavoro sul nuovo paradigma Uh, e abbiamo fatto convegni. Abbiamo fatto questo. L'avevamo fatto nella sacra degli affreschi dell'umanitaria a Milano. E voglio ringraziare tutte queste personalità che negli anni ci hanno sostenuto. Sono venute al villaggio o noi siamo andati da loro uh, per uh, lavorare per fare dei film che potete scaricare anche gratuitamente. Jane Goodall, la scienziata delle scimmie di Pacciopra eh, Tara Gandhi, la nipote del Mahatma Gandhi Candice Pert i miei due grandi amici Giuliano Preparato ed Emilio Del Giudice e tanti docenti universitari che ci hanno aiutato e ancora ci aiutano ma la cosa importante per me è eh, che non abbiamo messo insieme delle persone ma abbiamo messo insieme delle conoscenze delle comprensioni le abbiamo sintetizzate Abbiamo creato un mosaico che possa davvero aiutare gli esseri umani in questo momento, noi prima di tutto, a superare questo momento difficile di transizione da un mondo diviso in nazioni, religioni, contrapposizioni, guerre, a un mondo invece orientato alla sostenibilità, alla pace, alla consapevolezza. E questo lavoro è un lavoro difficile che prevede una complessità, ma in questo momento cercherò di darvi semplicemente delle informazioni. Poi, tutti coloro che vogliono approfondire questo tema, vi do alla fine un QR, un indirizzo dove potete scaricare gratuitamente un libro o dei video sul nuovo paradigma, un pochino più lenti e un pochino più approfonditi. Partiamo dalla situazione attuale. Io ho fatto medicina, uh, a psicologia all'istituto, mi sono laureato e ho visto che la, la scienza continua a lavorare solo sulla materia, la spiritualità, i preti, ma molte mh, come dire, aree della psicologia lavorano solo sulla coscienza, come se fossero due entità separate. E quindi anche nell'ambito dell'evoluzione della coscienza, perché le, la coscienza è essenzialmente evoluzione quindi ci sono persone che hanno una visione molto meccanica e molto spirituale la visione meccanicista che è quella che abbiamo letto in tutti i libri dalle elementari le medie le superiori o l'università i libri ci dicono che l'evoluzione è avvenuta per caso è una teoria scientifica ma di impostazione assolutamente materialista riduzionista e grandi personaggi come anche Jacques Monod affermavano che l'evoluzione avviene solo per puro caso. Dall'altra parte abbiamo delle teorie eh, diciamo religiose di tipo patriarcali che ritengono invece che è stato Dio padre l'unico motore di ogni evoluzione e queste visioni estreme dal lato opposto, spiritualizzanti nell'altro senso, negano tutta la base scientifica di selezione naturale. Noi dobbiamo invece partire da noi stessi. Noi siamo esseri umani e siamo un'integrità e non possiamo essere divisi tra mente, corpo e spirito per via di vecchie ideologie che formano quello che noi chiamiamo il vecchio paradigma noi abbiamo lavorato e abbiamo riunito le visioni orientali, i chakra, i canali di agopuntura tibetana e cinese con la normale endocrinologia e con l'anatomia. Questo è diciamo, uno dei risultati finali. Vi faccio vedere semplicemente questa mappa che non approfondirò. Sulla, sulla vostra sinistra vedete tutte le unità, il qubit, la particella, l'atomo, la cellula. L'essere umano, la terra, la galassia e l'universo che la scienza ritiene siano unità puramente materiali, cioè nega che nella cellula, nella particella, nell'atomo ci possa essere una coscienza, un'intelligenza. Se noi invece, grazie a tutti i personaggi che abbiamo visto prima in questo mosaico, tutti questi personaggi hanno messo in evidenza che invece in tutte queste unità, la particella, l'atomo, la cellula, la Terra come gaia, come essere gigantesco, mh, vivente con una sua consapevolezza. Quindi vedremo adesso partendo dai miti ancestrali, i miti ancestrali, io ho studiato per anni i miti di tutte le culture della Terra e tutte queste visioni antichissime. Partivano da una visione in cui la materia e lo spirito, eh, la, la dimensione fisica e spirituale erano assolutamente unite. Vi racconto solo una tra le tantissime che a me piace molto. È un mito della creazione delle isole della società in Polinesia. All'inizio c'era il vuoto. Non esisteva né il cielo né la terra, né la luna né le stelle, solo oscurità e silenzio. Poi Taroa, il creatore di ogni cosa, si risvegliò e iniziò la sua opera di creazione. Con le conchiglie creò il cielo e la terra. Con la sua colonna dorsale creò i monti. Con le sue unghie le, le squame dei pesci e i carapaci delle tartarughe. Con le sue lacrime riempì gli oceani e i fiumi. E con i suoi occhi colorò gli arcobaleni. Le albe e i tramonti, una visione bellissima. Vorrei invitarvi per un istante a chiudere gli occhi. E queste tre matrici, che sono comuni a tutte le tradizioni della terra, ai miti cosmogonici antichi, partono dal vuoto, si risveglia la coscienza e poi parte l'azione, la creatività, ma Provate a ricordare ogni notte quando vi svegliate la mattina un attimo prima non esistevate c'era solo buio e coscienza inconscia vuoto poi qualcosa si risveglia e ancora una coscienza primitiva poi pian piano emerge una coscienza di sé e lì di solito saltiamo giù dal letto e comincia la nostra creatività durante la vita quotidiana quindi, questi antichi miti noi li rivediamo ogni giorno dal punto di vista dell'esperienza, ma non ci facciamo caso. Purtroppo, no, l'interpretazione fisica materiale ufficiale, quella ancora più comune, ritiene che non esista all'inizio della creazione la coscienza e il senso del sacro. Ma per fortuna, alcuni premi nobili scienziati hanno espresso idee molto differenti. Vi leggo solo alcune frasi: Max Planck. Premio Nobel della Fisica. La materia deriva dalla coscienza. Ritengo che la materia derivi dalla coscienza, da un'intelligenza cosmica. Wiener, un altro Nobel della Fisica. La coscienza è la re realtà primaria. George Walda, che è stato un Nobel della Medicina, che io amo moltissimo, è la coscienza, dice, che ha composto l'universo fisico, che alimenta la vita e quindi fa evolvere le creature che conoscono e creano. Sono delle visioni bellissime, ma se vogliamo entrare anche noi in una comprensione come è nata, non solo come evento materiale e poi si evolve, si evolve logicamente produce la coscienza così come la bile produce, eh, così come la cistifellea produce la bile. Ma riuscire ad andare prima e vedere che la coscienza è sempre esistita, allora dobbiamo cominciare a vedere l'esistenza come energia, informazione o come coscienza, informazione. Quindi ricomponiamo questa dualità che abbiamo prima e vediamo che ogni cosa nella vita è energia informata. Questo è Norbert Wiener, è stato il padre della cibernetica e diceva: ogni cosa è informazione. L'informazione nega entropia, è intelligenza, è la capacità di generare ordine. Qua vediamo l'immagine di Matrix che alla fine è come se lui si risveglia vedendo che ogni cosa della vita è energia, è informazione, ma non solo Matrix e i film uh, delle sorelle Wachowski, che prima erano i fratelli Wachowski, che amo molto. Ma Federico Faggin, che è, stato un grandissimo, che è un grandissimo fisico italiano, che ha inventato i microchip, ha inventato i touchpad, ha dato via all'evoluzione dei, dei computer, lui ha proposto una teoria matematica pubblicata che dice che il qubit, che è il quantum bit, la più piccola unità di informazione su cui sono basati i computer quantistici, è la prima unità di coscienza. Che è emersa da una coscienza di base, una coscienza subquantistica. Questo è il qubit che non è ancora materiale, ma che ha già tutte le strutture. Pensate che il qubit è una coscienza vuota, come noi quando ci svegliamo la mattina o quando siamo bambini. Siamo una coscienza vuota, ma il qubit teoricamente potrebbe contenere l'intera massa della conoscenza umana. E quindi l'evoluzione parte da una coscienza vuota. E comincia come vedete in questo schermo parte da una coscienza unitaria che sviluppa i qubit è come se l'unità della coscienza universale qualcuno l'ha chiamato Dio ma preferiamo chiamarla proprio la, la coscienza del tutto ha generato dei frammenti di sé che sono i qubit che poi creano le particelle che si evolvono si evolvono e formano gli atomi che attraverso le sue nove si evolvono in complessità e sulla Terra, dove è possibile, generano molecole sempre più complesse, generano la prima cellula e le cellule in 3 miliardi e mezzo di anni, 3 miliardi e 9, generano delle complessità e generano i primi multicellulari. E noi ci evolviamo, i multicellulari hanno un sistema nervoso, noi ci evolviamo. E noi siamo arrivati a un attimo dall'ultimo passaggio, creare tutti insieme la consapevolezza di essere parti di Gaia, una gigantesca coscienza planetaria che è fatta dalle piante, dagli animali, dagli esseri umani, dalle cellule, in cui in questo momento c'è ancora grandissima divisione, ma che noi, che siamo stati chiamati dalle ricerche scientifiche, i creativi culturali, stiamo lavorando. Partiamo dalle particelle. Le particelle sono stupide pezzi di energia materiale stupida, ma il premio Nobel Bertrand Russell con North Whitehead, che è stato uno dei grandi scienziati matematici, diceva la protocoscienza, la protocoscienza è una proprietà primaria della materia. David Bond, che ha collaborato con Einstein, diceva ogni particella ha una qualità mentale cognitiva Freeman che è stato proposto due volte come premio Nobel della fisica diceva la coscienza è già insita in ogni elettrone guardate gli orbitali delle particelle intorno al nucleo che bellezza sembrano fiori guardate una particella che non è come si rappresentava una volta eh, come i pianeti intorno al sole è una banda armonica di frequenze di orbitali Guardate che bellezza, noi siamo fatti di queste particelle. Questa è la particella di idrogeno. Noi siamo fatti di queste energie incredibilmente complesse, armoniche, belle, c'è dentro armonia, bellezza e poi gli atomi. Vi faccio vedere questa, magari la conoscete, è la tavola periodica degli elementi di quel grande scienziato russo che è stato Mendeleev. È una da una tavola fatta molto graficamente, molto semplice, questa era Dimitri Mandele, padre della... Sei tu il padre della tavola periodica? E lui risponde sì, che è l'elemento silicio. Guardate la stessa tavola come può essere modificata. Ci sono oltre 100 tavole ehm, degli elementi fatti in forme diverse, c'è dentro un'armonia, una bellezza. La stessa tavola ma con ordini diversi guardate che bellezza che armonia che trasmettono che unità che complessità ma con dentro un un ordine e noi tutto l'universo il nostro corpo è fatto di questi atomi di queste particelle che hanno un ordine una bellezza un'intelligenza che riescono a mettersi insieme facendo delle cose straordinarie chiudete un secondo gli occhi di nuovo e provate a muovervi un istante a occhi chiusi, stiracchiatevi consapevolmente, ah, lasciate uscire anche la voce. Sentite il corpo, che noi diciamo, noi siamo la mente, e poi c'è anche il corpo. E noi siamo, in, siamo i dittatori del nostro corpo. Noi pensiamo con la testa, il corpo lo comandiamo. Gli diciamo cosa correre, cosa mangiare, cosa non mangiare. Gli facciamo fare le diete. Poi il corpo si ribella, si ribella apre il frigo e si mangia un chilo di Nutella. Guarda, sentite il vostro corpo come energia atomica, fatta di atomi, di particelle, di cellule vive. Noi siamo vivi perché siamo fatti di atomi vivi, di cellule vive. Il nostro corpo è straordinariamente intelligente e noi ci siamo dimenticati, lo, tra, lo chiamiamo corpo che è la stessa cosa di dire un corpo morto, corpo vivo, corpo morto. C'ha la testa o non c'ha la testa? No, è la coscienza del tutto. Sentite che voi siete il vostro tutto. Qua Ilya Prigogine, premio Nobel della chimica, che diceva che la materia non è inerte, è viva, è attiva, percepisce, è informata, prende coscienza del, di tutto il sistema in una cellula. Questi sono i miei due carissimi amici che hanno scoperto la coerenza elettroquantistica come le onde no, dei fotoni dentro un laser che si scambiano informazioni e quindi gli atomi sono evoluti piano piano fino a creare la prima cellula. La cellula è fatta da 15 miliardi di miliardi di miliardi di atomi. Una cellula è una cosa di un'estrema complessità e intelligenza. Chi i medici che hanno parlato eh, prima di me, il professor Lissoni, il professor, il, il professor Raffaele Fiore, sa se studiano la biochimica, la genetica: la cellula è un mondo di estrema intelligenza complessità. Ma ci sono scienziati che pensano che sia una cosa che sia fatta da sola, per caso. È, è una vera assurdità. Guardate le cellule, cellule, cellule. Cosa hanno fatto le cellule? Prendendo la materia semplice, organizzandole. Questi sono radiolari. Guardate che bellezza, che incredibile complessità, creatività. Cellule, noi siamo fatti di cellule, che intelligenza le nostre cellule. Il nostro corpo non è stupido, è estremamente consapevole. Questa era la più sexy cellula del, no, del paleolitico. Guardate che bellezza! Avevano già la forma di quello che poi saranno le, le, le lumache. Guardate una cellula, questo è un protozoo, si chiama tetraimena. In questa unicellulare. Ci sono tutti gli ormoni e i neurotrasmettitori che troviamo nel cervello e nel corpo umano. Cioè, i neurotrasmettitori sono quelle molecole intelligenti, estremamente intelligenti, che veicolano e ci permettono di pensare, di sentire, di provare emozioni. La serotonina, la dopamina, l'endorfina sono già in un unicellulare. E anche qua, chiudete di nuovo gli occhi. Perché noi diciamo che gli unicellulari sono cellule stupide. E invece no, noi siamo nati come un unicellulare. L'ovulo fecondato è un unicellulare. Sentite, la nostra vita è iniziata come un uovo, un'unica grande cellula che aveva dentro, come tutte le cellule, un'intelligenza, una conoscenza nel proprio DNA. Dove l'esperienza dei genitori del passato, degli ancestrali si è messe in moto in pochissimi giorni, mesi, nove mesi, noi abbiamo riprodotto 5 miliardi, 4 miliardi, quasi 5 miliardi di evoluzione della vita sulla Terra in nove mesi. Che spettacolo! Riaprite gli occhi. Le cellule dell'evoluzione e del cervello. Proviamo a entrare nel cervello. E guardiamo un altro premio Nobel che io ho incontrato a Milano tanti anni fa. Che diceva che l'informazione, che significa la conoscenza, l'intelligenza, rappresenta l'essenza stessa della vita. L'evoluzione non può essere ca casuale. Noi ci continuano a insegnare nei libri la vecchia scienza, il vecchio paradigma scientifico, che invece la, 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 tutto avviene per caso: è un'idiozia. E, prendete Thomas Mann, Nobel della letteratura, che scriveva che la consapevolezza di sé è una funzione intrinseca della materia. Una volta organizzata com la, come vita, ogni cellula e le cellule si evolvono, e diventano sempre più complesse, fino a fare un salto e diventare un essere multicellulare. Questo è l'ultimo passaggio di una cellula complessa, un insieme di cellule complesse. Si chiama Volvox, che poi diventa una, un, un multicellulare. Henry Berson, premio Nobel, scriveva: l'evoluzione è un flusso di coscienza, un flusso di coscienza. Il sistema nervoso, ogni, la creatività, la coscienza, l'intelligenza di ogni multicellulare fatto di migliaia di cellule, la spugna, la planaria, i molluschi, hanno sviluppato sistemi nervosi fantastici, diversi. Gli insetti hanno già il sistema come il nostro: testa, torace, addome. Hanno già due emisferi, hanno semplicemente un paio di zampe in più delle nostre. E sono assolutamente intelligenti: anche il cane è intelligente, anche il gatto è intelligente. Anche la zanzara è intelligente. Quando cerchiamo di prenderla, è intelligente, vuole vivere, non si lascia prendere. La farfalla, il cane e il gatto non hanno l'autoconsapevolezza, hanno coscienza di sé non hanno autocoscienza, o perlomeno non la, non la riusciamo a capire. Edelman, Nobel della medicina, dice la coscienza non è il prodotto del cervello, ma è una funzione di network di tutte le aree del cervello. Il punto centrale, che è il, questo pezzetto verde al centro del cervello, che è il talamo, il cuore del sistema limbico, il sistema delle emozioni, è... Il punto che sincronizza tutto il cervello, superiore e inferiore, e ci dà la sensazione di unità di coscienza, il sé. Guarda, noi l'abbiamo rappresentato nel, nel cervello, questo punto luminoso che dà luce, che sincronizza tutte le informazioni del cervello, noi lo percepiamo nel cuore. Quindi, nel cuore, come nel cervello, c'è il centro delle emozioni, il cuore, ma c'è anche l'identità quando noi diciamo io, ci segniamo il cuore, non la testa. E in quel punto centrale ci sono le più alte concentrazioni di endorfine, le molecole della soddisfazione profonda, del benessere profondo. Nortov, insieme a Panzer, grandi scienziati, hanno scoperto che nella zona mediale del cervello ci sono le aree della coscienza. Guardate le aree del cervello, tra cervello rettile, mammifero verde e e cognitivo in blu che rappresentano esattamente quello che tutti i grandi eh, sentieri spirituali del passato, l'India, il Tibet, i cinesi hanno scoperto. Queste sono le mappe indiane dello yoga, queste sono le mappe cinesi, queste sono le mappe tibetane. Io ho studiato tanti anni medicina tibetana. Queste sono a destra le mappe energetiche antiche, questa è l'anatomia e noi l'abbiamo rimessa insieme. È stato un lavoro che ho fatto, mi ha richiesto alcuni anni, ma è un lavoro veramente bellissimo. Dobbiamo reintegrare l'anima col corpo, l'energia con la coscienza. Eccles diceva che l'evoluzione del cervello porta alla generazione del sé, del sé umano, del sé autocosciente. E Paul McLean fa vedere come il cervello si evolve, i tre cervelli, quello corporeo in rosso, quello mammifero in verde. È quello neocorticale dei pensieri ma nei primati e nell'essere umano il cervello neocorticale quello del pensiero eh, simbolico astratto si evolve in maniera pazzesca diventa dominante rispetto ai due sistemi sotto e quindi quando noi parliamo di coscienza e siamo medici o psicologi e dobbiamo curare una persona noi dobbiamo curare la persona come una globalità di coscienza corporea, di coscienza emotiva, mentale, i tre cervelli, ma dobbiamo curare il sé profondo, il senso dell'identità della persona. Questa è Candisperta ha scoperto le endorfine, ha scoperto il network psicosomatico, ha fatto delle pubblicazioni eccezionali. Era il 2013 al convegno qua a Lucca e lei ha unito un pezzo in più in quello schema che ha messo dentro i, le molecole delle emozioni. Noi da questo abbiamo cominciato a studiare le neuropersonalità, le personalità corporee, fisiche, emotive, che nascono da questi ormoni, che lei chiamava molecole delle emozioni, molecole della coscienza. Non sono molecole materiali che sca fanno scattare dei relè nel cervello, sono loro dei pezzi di intelligenza che sviluppano altra intelligenza in un circuito globale, e poi Panksepp Panksepp ha scritto dei libri bellissimi pubblicato l'archeologia della mente con le, eh, con la Cortina Edizioni. Lui ha capito nel cervello e ha identificato i sette sistemi emotivi. Ce li hanno gli animali nello stesso pezzo dove abbiamo noi. Con lui qua in basso sul rosso c'è la sua firma anche che ci ha aiutato tantissimo. Ci sono tutti i sistemi del cervello e le neuropersonalità, in giallo dove sono sane, la seconda, il secondo cerchio dove sono leggermente scompensate e all'esterno dove sono patologiche. Abbiamo perso il centro, siamo fuori di sé, le persone sono fuori di sé. E noi possiamo, capendo com'è questa struttura, in questa mappa ci sono quasi 3.000 ricerche di neuroscienze. E quindi vediamo questi tre punti del cervello, il cervello rettile col centro corporeo, il cervello mammifero col centro emotivo, col sé emotivo, la neocorteccia, ma la coscienza, come dice Edelman, è quando tutti questi sistemi sono uniti. Questo si chiama connettoma. Ma la cosa straordinaria che abbiamo scoperto in tutto il mondo è eh, è che quando noi meditiamo diventiamo autocoscienti senza visualizzazioni, senza immaginazioni, senza simboli, senza, senza niente, semplicemente in silenzio e siamo coscienti del nostro respiro. Questo network si illumina, questo network che è fatto di informazioni veicolate di elettromagnetismo, veicolate quindi da fotoni. Questi fotoni, adesso vedremo in un attimo si illuminano letteralmente, aumentano di eh, intensità. Ma a questo punto l'essere umano avrebbe potuto fare una civiltà fantastica, con la sua intelligenza aveva capito come coltivare i semi, l'agricoltura, come coltivare e allevare il bestiame, come creare le capanne, proteggersi. Avrebbe potuto nascere una civiltà libera, bellissima, basata sull'amore. In quel momento gli esseri umani avevano una libera scelta libera, libera non è mai libera è sempre condizionata, ma una scelta tra usare l'amore o la violenza. E la nostra storia è diventata una storia di millenni di guerre. Le guerre sono, mettono in moto l'asse dello stress, che è il sistema della paura. Questo è Henri Labori, grandissimo scienziato, che ha scoperto l'inibizione dell'azione. Questo di dietro sono io un po' più giovane. E quando noi abbiamo tutto che funziona, la serotonina della pancia e del cervello, l'ossitocina, la dopamina, l'endorfina, ci danno il senso del piacere e del benessere della salute globale. Guardate il punto verde: quando entra la paura, lo stress immediatamente, quel punto verde del cuore si spegne. Parte l'amigdala, le sue renali, il locus ceruleus, partono i canali dello stress che generano le tensioni, iperattività mentale, difficoltà di espressione, nodo in gola, chiusura delle emozioni, blocco del cuore, tensione al diaframma, tutte le intolleranze alimentari della pancia, tutti i problemi sessuali, corporei. Noi abbiamo visto dalla scienza che, che questa paura è trasmissibile da una generazione all'altra, anzi, da una generazione alle due successive, transgenerazionale. Le ricerche sulle mamme dell'ultima guerra mondiale, paura, guerra, fame, hanno dato figli, quindi le mamme hanno partorito figli obesi, ipertesi, con diabete di tipo 2, disturbi psichiatrici, schizofrenia, depressione e tantissimo stress, attivazione del cortisolo. Ma anche adesso gli studi più recenti ci dicono che 7.000 mamme sotto stress e sono tutte purtroppo le donne sotto stress perché non abbiamo uno Stato che le protegge ma anche una cultura che non, che non è veramente femminile come diceva la relatrice di stamattina Giorgia, se ricordo bene Giorgia Sitta. Cioè, noi abbiamo bisogno invece proprio di aiutare noi tutti. Se vogliamo far vincere eh, il pianeta, dobbiamo noi uomini e donne sviluppare il nostro femminile. L'amorevolezza, allentare lo stress che è molto maschile, è l'asse no, della difesa personale, della guerra. Smettere di fare guerra, guerre ideologiche, guerre di tutti i tipi. Usare il potere. Il potere oggi se ne parlava di potere, ma viene sempre confuso col potere negativo, il potere oppressivo. Vi faccio un esempio: Greenpeace usa un enorme potere senza usare mai l'aggressività. Un enorme potere, detto in italiano, hanno due palle così. Si mettono tra le baleniere e le balene, gli hanno anche fatto del male, ma non usano mai la violenza. Usare la forza, la forza di essere se stessi. Quindi la nostra risposta. In questo momento storico, per i prossimi dieci anni, per vedere che cosa succederà nei prossimi 10-100 anni, è usare un percorso che possa liberarci dalle vecchie paure che abbiamo geneticamente ancora dentro nel nostro codice, nel nostro cervello, nel cuore, nel corpo, e usare sia liberarci dalle parti negative, le paure, i blocchi, i condizionamenti infantili negativi. E dall'altra parte lavorare sulla crescita personale, sull'anima, sul profondo. Quindi noi abbiamo questo schema: no, prima diventare consapevoli che siamo frammentati. Tutti i dolori del corpo sono dolori di inconsapevolezza, di frammentazione. Lavorare, liberare e ripulire l'ego, il lavoro di liberazione dalle scorie noi siamo come all'esterno ci sono l'inquinamento, dentro di noi siamo pieni di emozioni negative, paure, rabbie, condizionamenti religiosi, politici, eh, giudizi e lavorare positivamente sull'apertura del sé, lo sviluppo del potenziale umano. Noi usiamo la mindfulness psicosomatica. La mindfulness americana l'MBSR è molto efficace, funziona molto bene, ma non è completa. Noi vogliamo più completezza quindi abbiamo inserito un sacco. Noi non vogliamo solo fare MBSR, cioè il, um, utilizzare delle pratiche di mindfulness per alleggerire lo stress, che è comunque importantissimo e noi siamo estremamente grati a kabat che ha fatto tutto questo lavoro. Ma noi vogliamo aprire il cuore profondo dell'essere umano. Noi non abbiamo ideologie, non ci basiamo su nessuna scuola, usiamo tutte le scuole, di scienza e di spiritualità, e la presenza, stare nel presente, con consapevolezza, nel corpo, senza pensieri, che sono le prime parole della, dello yoga. Il più antico testo, il Yoga Sutra, inizia con Yoga, citta, vritti, niroda. Lo yoga è l'arresto intenzionale delle funzioni della mente. E quindi questa mindfulness psicosomatica riduce lo stress. Queste sono le ricerche scientifiche, oltre 20.000 ricerche scientifiche: riduzione dello stress, della depressione, dell'infiammazione, riduce le citochine di cui si parlava prima, riduce la tensione muscolare che non ci fa eh, star, vivere bene e dormire di notte, aumenta le endorfine, aumenta il benessere, l'amorevolezza, l'affettività, aumenta il sistema immunitario. Guardate le ricerche sulle pubblicazioni scientifiche sulle, sulla, sulla mindfulness che ha preso poi le copertine delle grandi riviste. Una tecnica gratuita, facilissima, sui nostri siti potete scaricare dei corsi, tutti gratuiti, che lavora sulla consapevolezza profonda. Ma noi vogliamo lavorare anche sui blocchi, non basta lavorare sull'anima. Poi noi viviamo in una società malata, consumistica bloccata con mille false idee e dentro di noi ci sono ancora tutti i traumi della nostra infanzia della nostra genetica quindi noi abbiamo sviluppato il body scan il psicosomatico una tecnica che va a darci consapevolezza dei blocchi e che ci permette di liberare dai traumi usiamo anche tecniche di emotional release abbiamo tante pratiche questi sono bambini Dopo aver fatto un body scan, che disegnano dentro di loro i blocchi o disegnano l'energia viva, questo nel mezzo, o disegnano la delicatezza, le tre fasi della meditazione. Quindi, attraverso tecniche che abbiamo rielaborato dal tai chi, dalle tecniche himalayane, noi riusciamo a portare una persona come questa che ha. Un campo, guardate il campo azzurro com'è mentale, e le gambe e i piedi fredde, più gialle, non rosse, e riequilibrarlo tantissimo. Quindi, riaprendo il cuore dell'essere, riaprendo la spontaneità, riaprendo la bellezza, riaprendo l'apertura verso tutte le scuole, verso tutti i sistemi scientifici, medici attraverso meditazioni calme attraverso meditazioni anche molto agitate no? attraverso il gioco usiamo tantissimo il gioco la danza eh, ci trattiamo tutti alla pari e questo sito se avete la telecamerina con i qr potete cliccarlo o se no andate sul progetto benessere globale tutte le meditazioni di base che noi facciamo mh, sono scaricabili gratuitamente abbiamo avuto oltre 660 1000 download, tutto gratuitamente. E poi abbiamo fatto queste ricerche sul cervello. Questo personaggio eh, in alto è eh, Hameroff, Stuart Hameroff, sotto sotto c'è Roger Penrose che ha preso il premio, Nobel della, della, il premio Nobel per la fisica. Entrambi lui è stato al Villaggio Globale, a Bagni di Lucca, e hanno elaborato la teoria della coscienza quantistica. E noi gli abbiamo fatto vedere come quando il campo elettromagnetico del corpo sta bene, eh, anzi quando sta male. Guardate a sinistra un corpo, un cervello disconnesso con la coerenza tra i due emisferi a zero. E guardate che bellezza le onde armoniche di un cervello di una persona in meditazione, con una coerenza qua in basso che arriva a, 60, a 96. Guardate, due persone che stanno vicino a chiacchiera, zero coerenza. Due persone che davvero si amano o meditano insieme, la coerenza sale all'84-78%, enorme, che può esserci anche tra mamma e figlia o non esserci, e soprattutto in gruppi, lo stesso gruppo, prima completamente non coerente, e dopo mezz'ora di meditazione, dove la coerenza è, si è alzata enormemente. Quindi noi insegniamo nelle classi dei bambini come nelle aziende a sentire, a percepire il campo, a percepire una coscienza collettiva. Noi in questo momento in tutta Italia, hanno detto i, l, l, gli organizzatori che eravamo più di 11.000 persone, 11.000 persone che in questo momento si sono sincronizzate, si sono sincronizzate, è una cosa bellissima importantissima, senza rabbia, senza violenza, ognuno con la sua differenza di opinione, l'unità nella diversità. E, co e così termino l'evoluzione della coscienza, quando la persona ha cominciato a liberarsi dai propri traumi infantili o pre del presente, a cominciare a pulire il corpo attraverso l'alimentazione o con gli omotossicologici, perché il corpo fisico ha bisogno dei suoi sistemi, il corpo energetico, col dell'agopuntura. E delle altre cose, il corpo emotivo ha bisogno dei suoi sistemi per curarsi, la mente ha bisogno della psicoterapia, non li usiamo tutti insieme in modo molto organizzato. E quindi quando tu apri, cominci a sentire di essere parte di un pianeta, di un essere vivente, di una coscienza pazzesca, estremamente più grande di noi. Qua vedete i. Nel mezzo Paul Ray, il sociologo americano, qua Enrico Kelly, che è stato mio qua Enrico um, Erwin Lazo, questo sono io qualche anno fa, e abbiamo fatto un, un, una ricerca con l'Università di Arezzo e in tutto il mondo, e questi sono i risultati dal, 2000, dal 1971. Questa è la curva di noi, la nostra curva delle persone che cominciano a prendere coscienza nel 95 erano il 23%, nel 2005 erano salite al 38-35-30-35% nelle varie nazioni, e adesso siamo lì lì per arrivare al 51%. Se il Covid non ci ammazza, questa variante beta sudafricana, riusciremo nei prossimi anni ad avere la maggioranza e da lì partiranno delle, delle rivoluzioni di consapevolezza, di amorevolezza. E anche ricordarci che noi abbiamo sei gradi di separazione, quindi se tu sei il numero tre qua nel mezzo e cambi coscienza, cambi alimentazioni, cambi che sei più pulito, più amorevole, tu trasmetti amorevolezza in rete. Questi sono dei bambini che stanno facendo il progetto Gaia. Noi abbiamo portato questo protocollo anche nelle scuole, abbiamo raggiunto 36.000 persone in tutta Italia, 18.000 bambini, 18.000 adulti facendo training a oltre 2.000 persone. Guardate il livello, il gradimento che è elevatissimo e guardate in 12 ore di intervento uno alla settimana com'è migliorata l'ansia, come sono la depressione, la disattenzione, i problemi di, di, eh, no, di violenza. Abbiamo migliorato tantissimo. Questo è un, un articolo che abbiamo pubblicato sul giornale Mindfulness. E alla fine gli diamo diploma di cittadino o cittadina planetaria, che è così un attestato che non vale niente, ma vale tantissimo. Perché noi ci mettiamo davvero il cuore in quello che facciamo. Voglio concludere con le parole di Einstein. La materia è energia. Il campo, il campo elettromagnetico, il campo. Quantistico, si estende all'infinito anche se perde di intensità con il quadrato della distanza. R R Einstein diceva prima di morire: La religione del futuro sarà una religione cosmica, dovrà trascendere un Dio personale ed evitare dogmi e teologie, abbracciando insieme il naturale e lo spirituale dovrà essere fondata su un senso religioso che nasce dall'esperienza di tutte le cose naturali e spirituali come parti di un'unità intelligente. Questo è il nostro fine, portare le persone a uscire dal proprio guscio e come questa immagine fatta agli infrarossi aprire la nostra energia, aprire l'uovo e sentirsi parte del tutto, dai bambini ai vecchi. E diventiamo fratello sole sorella luna madre terra diventiamo come tosan che è stato un maestro zen che diceva che meraviglia che meraviglia tutte le cose materiali esprimono il dharma l'intelligente legge del tutto se volete vedere questa velocissima rapidissima incompleta presentazione cliccate su questo qr oppure andate su progetto gaia e poi trovate, scarica il libro e potete scaricare tutto quello che volete. Alla fine del progetto Gaia ci sono anche tutti i corsi gratuiti che no, quest'anno offriamo eh, per imparare a usare queste tecniche. Noi non vogliamo fare protocolli chiusi, ma vogliamo fare protocolli che tutti possano imparare perché in questo momento non possiamo essere egoisti e lavorare solo per noi anche se magari guadagneremo più soldi, ma vogliamo invece dare tutte le nostre conoscenze... È saltato, il professor Montecucco è saltato, è rimasto il suo computer collegato, ma lui è saltato, eh, vediamo se si ricollega. Eh, ci sono un'enormità di commenti che ho evitato di mettere in sovraimpressione perché avrebbero distolto da tutto questo racconto. Il professor Nito Montecucco è partito dall'esame delle cellule, dall'esame delle nostre... Eccolo qua, eccolo qua. Ecco, sei tornato, sei tornato. Allora, allora no, vole... stavo dicendo che tu sei partito dall'esame delle cose più piccole dentro di noi, le cose più minime, le cellule. E, e guardando questo esame che tu hai fatto eh, ci fai rendere una consapevolezza di forza, cioè noi siamo degli esseri fortissimi, degli esseri Fortissimo. incredibili, incredibili. Non ti faccio una domanda sul futuro perché hai già risposto, hai già risposto com'è la proiezione, come com dobbiamo fare, hai già detto tutto. Vorrei aggiungere e però una cosa. Dimmi. Cioè noi dobbiamo smettere di pensare... Noi, che siamo le persone più responsabili, in qualche modo più mature, più consapevoli, dobbiamo smettere di pensare che tutta l'umanità è come noi. L'umanità purtroppo è uno spazio virtuale, cioè virtuale, è uno spazio estremamente complesso. Ci sono persone molto semplici che vogliono solo beni materiali. Io ho fatto il medico condotto e mi chiedevano: Non voglio crescere, voglio la pillola. Io voglio vedere i, le, le, le veline tettute alla televisione, non mi interessano i programmi complicati. Quindi noi dobbiamo fare anche per andare verso un mondo migliore, anche un'opera di educazione, di informazione che tu stai facendo, la libreria esoterica eh, sta facendo, Cavour, eccetera. Questo è il nostro lavoro. Non ti sento. Aspetta, sono io che mi sono mutato per sentire meglio te. Allora, in, in mezzo, tu hai fatto un esempio che come medico condotto ti sei trovato delle persone che non vogliono andare oltre ma vogliono vedere così. E io ti faccio un esempio, c'è stato uno che ha infestato la chat con questa cosa. Red, credo che a un certo punto deve interrompere e andare su chiedere, almeno così possiamo capire. Rispetto a tutto quello che sta succedendo, come si pone rispetto a ciò che viviamo? Allora non ti faccio rispondere da lui, ti rispondo io. Tu ti vai a cercare una canzone che si chiama Contessa, compagni dai campi e dalle officine. Prendete la falce, impugnate il martello, scendete giù in piazza, picchiate con quello, scendete giù in piazza, forzate il sistema. Voi, gente per bene che pace cercate, la pace per fare ciò che volete, se questo è il prezzo, vogliamo la guerra, vogliamo vederli finire sottoterra. Ecco, tu sei parte del mondo antico. Quello che ha fatto il professor Montecucc, e che tutti gli altri hanno prestato, tranne te, è un discorso molto proiettato al futuro. Per andare nel futuro bisogna andare nel passato, bisogna andare dentro di noi, scoprire intanto la nostra forza, scoprire l'importanza, come ha detto lui, della meditazione, dello stare insieme, dell'armonia, dell'amore, di tutte queste cose. E' solo così. Poi dopo tu, Nitamo, hai nominato tanti premi Nobel, ok? Però adesso io ho pubblicato su Facebook un, un video di... Di, 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 di Montagnier e mi hanno bloccato dicendo che stavo incitando alla violenza, cioè, e, e, cioè, e, e, e uno ha detto: L'ultimo premio Nobel per la fisica che hanno nominato è uno che dice che noi siamo degli eretici, e beh, si addomesticano anche i premi Nobel, non vogliono più fare degli errori. Di, di me, cioè, il bello del nuovo mondo è che non deve creare ideologie. Le ideologie creano la guerra. Io ho amici vax o amici no Vax, se mi chiedi la mia, la mia idea è molto complicata, ma non voglio essere o di qui o di là. Vuoi più bene alla mamma o al papà, sei di destra o sei di sinistra. Sono vecchie strutture. Noi, noi siamo uomini e donne, noi siamo esseri in evoluzione, eh, noi abbiamo tante idee che possono cambiare. Eh, e la tolleranza verso il diverso da noi è importantissima. Quando ti obbligano puoi anche resistere, ma no la guerra, basta guerra, ci ha rotto le palle la guerra. Ok Nitamo, spero di incontrarti un giorno e fare con te molto quattro pensieri. chiacchiere a tu per tu. Grazie, grazie. grazie. Ciao, noi, grazie. Grazie, grazie. Ciao. bellissimo intervento, anche molto dettagliato, grazie.